È tutto pronto a Bari per l'arrivo del Papa domani 23 febbraio. Gli eventi di Mediterraneo Frontiera di Pace sono partiti già da diversi giorni ed è già pronta la macchina organizzativa. Sono 700 gli uomini delle forze dell'ordine schierati, compresi tiratori scelti, artificieri, NBCR e oltre 100 le telecamere disposte. Abbiamo anche tanto bisogno della collaborazione della cittadinanza, che sicuramente diciamo, sarà gravata da qualche sacrificio, però forse ne vale la pena perché sarà una bellissima giornata per la città, per la provincia e per quello che poi rappresenta l'evento. Noi ci siamo preparati da tempo come apparato delle forze dell'ordine. E intendo sottolineare ancora una volta che parla il questore in questo momento, diciamo, per il suo ruolo di coordinamento dal punto di vista tecnico-operativo, come autorità provinciale tecnica di pubblica sicurezza, ma le forze in campo sono tutte, tutti gli uomini delle forze di polizia, dello Stato, ma anche appunto la polizia locale, la polizia metropolitana. E anche tanto volontariato sarà tutto impegnato. Si aspettano oltre 50.000 pellegrini e ci saranno circa 20 varchi d'entrata. A tutti è stata chiesta piena collaborazione anche per la segnalazione di eventi spiacevoli. Beh, il più banale è un involucro abbandonato, una valigia, una borsa, una scatola che senza creare allarmismo può essere dimenticato da qualcuno, però potrebbe essere anche, potrebbe pure celare qualche insidia e allora al primo uomo in divisa che il cittadino si ritrova gli indica dove ha visto questo oggetto e in maniera tale che poi si provvede a circoscrivere la zona e a fare ciò che è di nostra competenza.